Giuseppe Busia è stato ospite di Lilli Gruber a 8:30, sulla 7. Il presidente di ANAC ha avuto la possibilità di chiarire la sua posizione sul codice appalti, che inizialmente aveva fatto insorgere la Lega, al punto da chiedere le sue dimissioni perché, prevenuto, non neutrale e quindi non credibile. Busia ha spiegato che la sua prima preoccupazione è fare una buona riforma, dato che dal codice appalti dipende lo sviluppo, può creare ricchezza. Il codice Salvini ha tanti aspetti buoni, ha riconosciuto il presidente di ANAC, a partire dalla digitalizzazione, ma sacrifica la trasparenza e la controllabilità rispetto alla velocità. Di quest'ultima ne abbiamo bisogno, però dobbiamo capire che necessitiamo anche di qualità, di spesa buona, di utilizzo coerente delle risorse pubbliche. Inoltre Busia ha sottolineato di non avere alcuna intenzione di dimettersi. Il mio ruolo mi impone di segnalare alcuni elementi, laddove li ravvisi. Lo faccio in via collaborativa e non per attaccare il governo. Ho espresso delle considerazioni nell'interesse generale. Quindi il presidente di ANAC è pronto a lavorare con Salvini. Sono disponibile non solo a incontrarlo, ma a collaborare con lui. Il mio mestiere è individuare ciò che ritengo sia migliorabile. I contatti ci sono e ci devono essere. Sto cercando di chiedere in questi giorni di provare a inserire dei correttivi nell'interesse di tutti.